Caro amico e gentile amica, sono anni difficili questi, duri, complicati e di ben poche speranze. Comunque, abbiamo vissuto qualche bel momento insieme. Vi ricordate? Ripercorriamoli. Ma comunque grazie, no? Grazie, sei te che te. Non mi sento un cazzo! Cioè, io non lo so cosa devo fare. Signor barista! Salve, buon uomo! In che cosa posso esserle utile? Una storia sconvolgente. Ma dove cazzo l'ho messa? Un uomo alla ricerca di qualcosa. Ora però è giunto il momento di cambiare, di darci da fare, di cominciare questo rinnovamento tanto atteso partendo da noi stessi. È per questo che in occasione delle prossime elezioni politiche intendo candidarmi, scendere in campo e fondare io stesso un partito. È ora di finirla con queste tasse, con questi politici che rubano sempre e comunque e non guardano in faccia a nessuno, e con una classe dirigente che, no signori miei, non ci rappresenta. Beh, io dico basta! Basta ai soprusi, basta ai nepotismi, basta al servilismo! Dobbiamo unirci, armarci e combattere! È ora di fondare un movimento, un partito che ci rappresenti, che rappresenti la nostra rabbia, la nostra voglia di rivoluzione aspra e combattiva, di sommossa brutale oltre ogni realtà ragionevole. Adesso! Sommossa brutale oltre ogni realtà ragionevole? Adesso? Eh no, perché mi censurate? Con due O! È il partito della sborra! Bene, e se anche tu come me condividi questi ideali di lotta e di rivoluzione, non resta che farti trovare con questo logo, appiccicato, fotocopiato, spillato, come cavolo ti pare, alla Taverna dell'Aquila, che sta in Via dell'Aquila, in centro a Reggio Emilia, venerdì 25 gennaio. 2013. Non te ne pentirai. Perché grazie a Sborra potrai assaporare di nuovo il cambiamento. Sborra.